La sua voce sembrava soffocata dal pianto, ed io, pur ricordandomi della promessa di ucciderlo, ho esitato, perché sentivo un misto di curiosità e compassione. Mi sono avvicinato a quell'orrendo mostro senza trovare il coraggio di guardarlo in faccia. Ho cercato di parlare, ma senza riuscirci, mentre il mostro continuava ad accusare se stesso con lamenti selvaggi e confusi.